Noi siamo The Food, una branding factory che sta seguendo da 2 anni insieme ad Appiani la loro art direction. Quest'anno al CERSAE presentiamo la collezione denim che si ispira al tipico tessuto jeans. È un momento importante per Appiani perché introduce una nuova finitura alla sua collezione, che è comunque una collezione consistente e si differenzia molto per il tipo di finitura della sua tessera. Nello specifico richiama molto al mondo del tessile, una palette di colori condensata, sono i colori iconici del mondo del jeans, collegato intimamente al tessuto che lo compone, quindi il mondo del denim. Sono 3 decori in 2 varianti colore ciascuno. Ci sono questi rimandi al mondo del jeans e dell'abbigliamento. Lo si vede nelle tessere colorate che ricordano il filato nel caso della tessera gialla, la bordatura interna del jeans con il self edge nella tessera rossa e i rivetti che sono tipici di questo tipo di abbigliamento con le tessere metalliche. La palette è composta da pochi colori, 2 variazioni di blu, un avio, un oltremare, più un bianco e 2 gradazioni di grigio, chiamati piombo e nebbia. Dei 3 colori principali, quindi il piombo, l'avio e l'oltremare, abbiamo deciso di fare anche delle gradazioni. Tecnicamente sono dei colori ticchiolati, dove il bianco è stato addizionato e non miscelato. Si può notare quindi all'interno di ciascuna tessera la compresenza di entrambi i colori in delle percentuali definite e chiare per ogni tipo di gradazione, in modo tale da avere una palette che abbia anche un tecnicismo al suo interno. Una gradazione possiamo chiamarla scientifica, che dà un valore aggiunto poi alla collezione finale. Possiamo dire che con la collezione denim Appiani ha appena posato una piccola tessera, perché appunto è la prima collezione di un mosaico 1x1 texturizzato e probabilmente sarà il primo di tanti.